dal 1934 dal Menno San Salvatore, per volontà del podestà Gaetano Buttinoni e di un gruppo di appassionati cacciatori, è nata la Sagra degli Uccelli. Questa nostra tradizione, che continua fino ad oggi, è un riconoscimento di quella che è la storia almennese di tante famiglie che con la caccia hanno vissuto e hanno potuto crescere le loro famiglie. Siamo con Nino Pessina, uno dei nostri storici cacciatori almennesi. Chiedo a Nino se ci vuole raccontare qualcosa della sua storia di cacciatore e qualche aneddoto legato alla sua storia. Io mi ricordo che avevamo 7-8 anni, che avevamo giù anche i copertoni, la larga praticamente, e eravamo molto appassionati e siamo stati molto contenti di questa cosa, perché praticamente era solo un divertimento per la caccia, e così siamo stati a Colico, siamo stati un po' di tutte le parti, siamo andati a Vercelli con i cani. È stata una bella esperienza, diciamo. Dopo, ultimamente, quando sono andato in pensione, siamo andati là del Bana e siamo andati là per 15 anni a regolare i roccoli, e così il mese di luglio, col caldo che faceva, è stata una bella esperienza. Una mattina arrivo là, proprio col Bana, praticamente ho litigato anche, perché mi ha detto sai che i bergamaschi sono andati su a fare l'esame e praticamente si li hanno bocciati quasi tutti, e io ho detto Bana, ma non raccontare queste storie, perché noi bergamaschi abbiamo fatto imparare tutti a prendere gli uccelli e adesso non siamo più capaci di andare avanti. Io sono sempre stato appassionato, io ho 85 anni e ho a casa un sacco di uccelli ancora, perché la mia passione è quella di andare a divertirsi come si può, perché oggi non si può fare più niente e bisogna accontentarsi di quello che c'è. Io sono contento della mia vita, purtroppo mi è mancata anche la moglie, però bisogna andare avanti. Certo. E la tua passione ti aiuta ad andare avanti? Al mattino vado su a vedere i miei uccelli e ogni tanto ci parlo anche, però... Eh sì, perché per i nostri cacciatori gli uccelli sono un po' come dei bambini da curare e crescere. Ma io mi accorgo subito, io come vado in casa gli noto subito se c'è qualcosa che non va. L'altro giorno ero su con mia sorella e ci ho detto a mia sorella, vengo su io a darci da mangiare agli uccelli. No, dai, voglio farlo io di qua e di là. E ho detto, ma guarda quel merlo lì, è cieco, è possibile. Ho detto, vedi, io li noto subito, perché il comportamento nella gabbia lo noti subito se c'è qualcosa. La mia passione era quella e andiamo avanti fino a che si può andare. E tutto va bene. Grazie a Nino per questa sua testimonianza a nome dei cacciatori almennesi, di quella che è la storia e la tradizione del nostro territorio almennese, di tante persone come Nino che con passione esercitano appunto la caccia. Grazie. Salve a tutti, oggi intervisterò mio nonno Diego Cornali, che è conosciuto da tutti gli almennesi e anche il direttore della Sagra degli Uccelli, e volevo chiederti come è nata la tua passione per la caccia. Ho iniziato da piccolo con mio nonno, che andavamo a caccia a capanno, poi con il papà. È una passione di famiglia che si tramanda in famiglia, perché anche sia mio nonno paterno che materno erano cacciatori. Mio bisnonno aveva anche le uccellande, aveva i suoi uccellatori, i roculi. È una passione nata, è una passione di famiglia. Come è iniziato il tutto? Tramite suo nonno o tramite qualcun altro? Tramite mio nonno paterno, che quando ero piccolo ero a Berlino, i miei genitori facevano i mercati, ero da piccolo, ero su da mio nonno e andavo nel capanno assieme a lui. È quello che ho imparato la caccia, e a rispettare tutto, le leggi e tutto che mi faceva insegnare mio nonno paterno. Perfetto, grazie mille. Arrivederci, vi aspettiamo presto il 14 agosto per l'86esima Sagra degli Uccelli di Almenno San Salvatore.
Oh, 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 oh.